Bentrovati anche oggi ragazzuoli, tutti state probabilmente guardando la partita dell'Italia, in questo momento io no perché non sono un gran fan del calcio, ma sto guardando i saldi di Steam per darvi anche oggi i miei consigli sul da farsi. I saldi di oggi in realtà non sono granché, ci sono Dynasty Warriors Extreme Legends Complete Edition, non sono un fan dei Musou, al 50% mi sembra ancora un taglio davvero un po'... pochino, c'è sempre la regola da tenere d'occhio, la regola base dei saldi di Steam è non attaccate finché non è sopra il 75%, di solito non è il caso e questo secondo me non è il caso perché comunque è il solito Musou e al 50% su PC insomma non è un'offertissima. Per quanto riguarda la seconda offerta, Amnesia Machine for Pigs, non è un seguito brillantissimo questo, quindi anche il 75% potrebbe deludervi molto se vi aspettate un'esperienza terrificante come il primo Amnesia. Già più sensato State of Decay al 75%, gioco di alta qualità, non stratosferico, ma comunque uno zombie game fatto come si deve, a 4,74€, se vi piace il genere non lasciatevelo scappare. Game Dev Tycoon è un gestionale così così, ha fatto parlare molto di sé per una sorta di stramba tecnica antipirateria interna al gioco che non ti permetteva di completarlo, però insomma non è proprio un'offertissima. Bound by Flame evito di consigliarvelo perché First Dragon si è annoiato molto quando l'ha giocato, Bound by Flame non è esattamente il miglior GDR in circolazione. Certo, l'offerta se vi incuriosiva adesso può farvelo gustare sicuramente di più, 40% di sconto però non è molto per un gioco non superlativo, io vi direi di lasciar perdere, così come non stratosferico è Plague Inc. Evolved, che è una versione per PC di Plague Inc. col 30% di sconto, sempre che le percentuali rimangano stabili, lasciate perdere. Lo Steam Workshop, sinceramente, non so neanche dirvi cosa sia, immagino sia una sorta di... no, forse è l'RPG Maker, sì, è probabilmente RPG Maker, 75%, sicuramente comunque è un editor di qualche tipo, se siete interessati, 14,99€, è plausibile che vogliate comprarlo. The Walking Dead Season 2 al 50% è un ottimo sconto per la Season 2 di The Walking Dead, che si sta dimostrando comunque di buona qualità, quindi fateci un pensiero, anche se al 50% è sensata. E Prison Architect è un ottimo, ottimo gestionale, con uno sconto discreto del 66%, salvo che non si alzi nei prossimi minuti, per la solita fluttuazione delle percentuali dell'inizio. Se amate i gestionali, Prison Architect è un titolo da tenere d'occhio. Quelli che secondo me sono assolutamente da prendere in considerazione stavolta sono gli scelti della community, perché tra gli scelti della community c'è un Rage a 75% che vabbè, viene scontato quasi tutti gli anni, ormai probabilmente se lo volevate l'avete già comprato, su PC non è che sia ste gran gioco e in generale non è che sia ste gran gioco, ma al 75% potete farci un pensiero. Quello che vi consiglio negli scelti della community in realtà è Bulletstorm, che è un titolo cacciaronissimo al 75% di sconto, è esaltante e divertente, non è particolarmente longevo ma è esagerato e il 75% di sconto secondo è un giusto sconto per quel titolo. Tra le offerte lampo invece quelle qualitativamente più sensate sono sicuramente Dungeon Defenders, un gioco che viene scontato spesso ma è di ottima qualità, e il solito Spore. Parlavamo di Penny poco tempo fa, Spore è sicuramente il titolo che più raccoglie questa cultura dell'essere umano di disegnare pene ovunque, di creare creature a forma di pene in qualunque possibilità, ma il 75% di sconto è un gestionale non stratosferico ma molto carino, è uno strano gioco, strano che vi permette di creare la vostra razza preferita, non è il migliore di questo genere ma è sicuramente abbastanza unico e merita soprattutto per farsi due risate anche di essere giocato. Insomma, tante belle cosucce. Vi consiglio quindi in generale oggi Prison Architect, la seconda stagione di The Walking Dead e State of Decay. Non sono dei consiglioni, potete anche lasciarli perdere, non sono nulla di questo è scontato così tanto o comunque talmente eccezionale da dover essere comprato per forza, ma tra gli scelti della community vi consiglio Bulletstorm perché è un gioco molto divertente e apparentemente molto scontato, mentre tra le offerte lampo Spore è un possibile buon acquisto. Per oggi finiamo qui, la teniamo sul cortino, oggi niente di che, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!